Marco Freccia, socio fondatore di Freccia Dosi di Volpi. I cinque sensi, oltre a quelli che conosciamo, diciamo che abbiamo imparato a scuola, sicuramente dobbiamo aggiungere una cosa che è molto umana, che è l'intuito, che è quello che in qualche modo fa sì che questi, gli altri cinque sensi in qualche modo nella storia dell'uomo siano cresciuti, no? Si siano sviluppati. Sicuramente l'intuito porta allo sviluppo della conoscenza, lo sviluppo della conoscenza porta alle scoperte e lo sviluppo delle scoperte porta all'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica è sicuramente qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma non possiamo fare a meno da sempre, dalla storia dell'uomo. Anche la scoperta della ruota è un'innovazione tecnologica. Noi oggi interpretiamo l'innovazione tecnologica come quello che ci circonda nel nostro quotidiano, che ci migliora sicuramente la vita in tanti aspetti, però fa parte della storia dell'uomo, quindi io non la vedo come un problema, ma sempre comunque come un'opportunità. L'uomo è sempre stato al centro della sua evoluzione, è sempre stato al centro delle sue scoperte, ed è l'uomo che porta avanti l'evoluzione, non è l'evoluzione che si porta avanti da sola. Quindi non esistono le due cose separate, le due cose viaggiano sempre insieme, hanno sempre viaggiato insieme e continueranno a viaggiare insieme. I più giovani e il brand, anche qui spesso si dice che i giovani sono disinnamorati dei brand, in realtà i giovani sono dei grandissimi consumatori di brand e scelgono spesso loro. Anche qui non è una storia recente, è una storia anche del passato, di quando tutti noi eravamo giovani e non venivamo guidati nelle nostre scelte dalle reclame che allora c'erano in televisione o al cinema o sui giornali, ma venivamo guidati nelle scelte, quindi portavamo a successo una marca perché magari il nostro gruppo di amici lo sceglieva e nel suo passaparola il gruppo alla fine adottava, che ne so, un capo di abbigliamento piuttosto che una marca di sci, piuttosto che. Quindi tutt'altro che impermeabili ai brand, i giovani hanno una loro sensibilità, hanno ovviamente dei loro linguaggi, dei loro bisogni e quindi di volta in volta la capacità è quella di capire, di riuscire a entrare in sintonia con loro. Se si riesce a entrare in sintonia con loro diventano sicuramente dei consumatori. Sono sicuramente dei consumatori infedeli perché l'essere giovani significa cambiare continuamente, cambiare una fascia d'età dove succede di tutto, quindi tra uno di 14 e uno di 18 in 4 anni la vita di queste persone cambia completamente, i gusti cambiano, le esigenze cambiano, i bisogni cambiano e quindi sicuramente cambiano anche le fedeltà verso le marche.